generatore, presente a una forza elettromotrice pari a 12 volt, e collegato a un circuito con due resistori, R1 ed R2, entrambi con resistenza da 100 ohm. Sono presenti anche due interruttori, X e Y. Vogliamo conoscere la tensione sui due resistori, nei quattro casi possibili. X e Y entrambi aperti, chiuso solo Y, chiuso solo X, chiusi entrambi gli interruttori. Possiamo subito affermare che nei due casi in cui l'interruttore Y risulti aperto, non vi è alcun percorso che collega il polo positivo col polo negativo del generatore. Non abbiamo, quindi, circolazione di corrente. Di conseguenza, la tensione sui due resistori risulta pari a zero. Si tratta del primo caso, in cui entrambi gli interruttori sono aperti, e del terzo caso in cui solo l'interruttore Y è aperto. Il risultato è confermato dalla legge di Ohm. La tensione ai capi di un resistore, in caso di corrente nulla, è anch'essa nulla, qualunque sia il valore della resistenza. Analizziamo ora il caso in cui solo l'interruttore Y risulta chiuso. La corrente uscente dal generatore dovrà percorrere il resistore R1, prima di raggiungere, senza alcuna derivazione, il resistore R2. Pertanto, i due resistori risultano collegati in serie e, di conseguenza, attraversati dalla stessa corrente. Il secondo principio di Kirchhoff ci dice che la somma delle cadute di tensione sui due resistori sarà uguale alla forza elettromotrice del generatore. Poiché i due valori di resistenza coincidono, e così anche le due correnti, le cadute di tensione saranno uguali, e non potranno che avere valore pari a 6 volt, in modo da dare 12 volt, come somma. Arriviamo all'ultimo caso possibile. Entrambi gli interruttori chiusi. L'interruttore X chiuso crea un collegamento a resistenza 0 tra i terminali A e B del resistore R1. Quindi sul resistore R1 non abbiamo tensione e, di conseguenza, al suo interno non abbiamo corrente. La corrente, per raggiungere il resistore R2, percorre esclusivamente il tratto con l'interruttore X chiuso, e non il resistore R1. In definitiva, risulta alimentato il solo resistore R2, e pertanto, su di esso, ritroviamo l'intera tensione del generatore, ovvero 12 V.